Una nuova era di collegamenti via mare tra la provincia di Ragusa e Malta è sempre più vicina. Ieri mattina, presso il porto turistico di Marina di Ragusa, è attraccato il catamarano Ragusa Express, segnando l'inizio delle prove tecniche che porteranno presto all'attivazione stabile della tratta che collegherà la Sicilia, in particolare il nostro porto, con l'isola dei Cavalieri. L'arrivo di questa unità navale rappresenta un importante passo avanti per il potenziamento delle infrastrutture turistiche e commerciali del territorio ragusano. Il catamarano, ufficialmente registrato con il nome HSC San Giorgio, è un'imbarcazione lunga 51 metri con una capacità di trasporto di circa 400 passeggeri e decine di autovetture. Con bandiera maltese, l'unità navale si appresta a diventare un ponte marittimo tra le due isole, unendo le realtà economiche e turistiche in modo più diretto e efficiente. L'obiettivo finale di questo collegamento è quello di rendere Marina di Ragusa una delle principali porte d'accesso per Malta, ampliando così l'offerta turistica della provincia. L'inclusione di un collegamento marittimo stabile consentirebbe a turisti maltesi di raggiungere facilmente la Sicilia, esplorare le bellezze naturali e storiche del territorio ragusano e favorirebbe una maggiore mobilità per chi dalla Sicilia desidera scoprire Malta.